Ma va, non lontano da qua c'è un'area oggetto di riforestazione, appunto. Qua siamo solo di passaggio. Appunto, hai portato il GPS? Guarda, ho anche sentito Guido Bogo, tecnico forestale che è esperto ed è responsabile del progetto. Andiamo. Ok. Ci racconti un po' dove ci troviamo qua? Sì, allora siamo a frazione Pasta del comune di Rivalta, una porzione di territorio che confina con i comuni di Orbassano e Beinasco. Ma la caratteristica di quest'area che ci ha permesso, diciamo, di inserirla nei progetti di forestazione come area candidabile è quella della vicinanza col torrente Sangone, che si trova a poche decine di metri da qua. L'obiettivo è stato quello di ricostituire la rete ecologica in modo da forestare le aree limitrofe al corso d'acqua e creare una sorta di fascia tampone per massimizzarne i benefici ecosistemici. Ed è grazie a questo che è entrato in una delle aree di forestazione. Beh, sì, questo è uno degli aspetti che era previsto dal bando del Ministero della Transizione Ecologica, ex Ministero dell'Ambiente, che prevedeva una serie di punteggi in base alle caratteristiche delle aree candidabili e sicuramente la presenza all'interno di un corridoio di connessione ecologica ha contribuito al successo del progetto e al finanziamento del Ministero stesso. Comunque questa qua non è quindi l'unica area oggetto del bando di forestazione per la città No, metropolitana. allora il progetto è articolato in due bandi, il primo costituito da cinque progetti, articolato a sua volta in diversi comuni. Complessivamente abbiamo coinvolto una ventina di comuni e anche due enti di gestione aree protette, ente di gestione dei parchi reali e del Parco del Po piemontese, e in più il Parco del Monte San Giorgio, che è in gestione diretta alla città metropolitana. Le aree sono numerose, sono distribuite appunto su tutto il territorio della città metropolitana. All'incirca di quante piante si parla? Ma allora, col primo bando si parla della messa a dimora di circa 70.000 piante tra alberi e arbusti. Ci fai vedere quali sono stati gli interventi tecnici che sono stati implementati? Certo. Spostati di un centinaio di metri dove eravamo prima, in quest'area che rappresenta un altro ambito di intervento sempre nel comune di Rivalta. E si colloca tra una zona industriale o commerciale e il torrente Sangone. In mezzo presente un'area d'agricoltura intensiva, appunto, che veniva coltivata interamente per la produzione di mais e altre coltivazioni sempre intensive. Il comune di Rivalta ha messo a disposizione questa particella che poi prosegue sempre lungo la pista ciclabile, che rappresenta un po' il filo conduttore assieme al Sangone di questo intervento. L'obiettivo, appunto, è quello, come dicevo prima, di ricostituire la rete ecologica appoggiandosi a questa dorsale del corso d'acqua del Sangone e nello stesso tempo valorizzarla anche dal punto di vista della fruizione, per la presenza e la frequentazione dei cittadini, grazie appunto alla pista ciclabile che connette diversi comuni lungo l'asse del corso d'acqua. Queste tipologie di impianti sono stati progettati secondo dei criteri più possibile naturaliformi, cercando di dare un'impostazione in base alle conformazioni dell'area candidate, non dritte, in modo da evitare appunto degli schemi geometrici troppo, diciamo, poco piacevoli dal punto di vista dell'impatto visivo. Stiamo portando avanti dei progetti su aree molto più ampie, dove questa conformazione o sinusoidale o a curve si percepisce meglio e contribuisce poi con il futuro sviluppo del bosco a, diciamo, mimetizzare l'intervento dell'uomo. Assumeranno un aspetto sempre più naturale. E ci sono delle file in cui sono presenti specie principali,
unitamente a specie secondarie, e invece un'alternata a delle altre file dove sono presenti solo specie secondarie e pioppi. I pioppi sono queste piante alte che vedete, che hanno una caratteristica di rapido accrescimento, e l'obiettivo è quello di consentire una rapida copertura del suolo per contrastare sia le specie avventizie che anche l'eventuale presenza di specie esotiche. Quindi questo tipo di interventi comunque cerca anche di eliminare le piante esotiche invasive? Beh, sì, una delle finalità è quella appunto di contrastare la perdita della biodiversità, quindi delle aree marginali, purtroppo spesso si trovano in vicinanza dei corsi d'acqua che rappresentano un po' una sorta di autostrada e facilitano lo sviluppo di queste specie esotiche. Si è cercato di, tramite interventi meccanici di preparazione, quindi decespugliamenti, lavorazioni del suolo, di eliminare queste specie esotiche, e poi mettendo ovviamente a dimora un imboschimento con specie autoctone, perché in assenza di una pronta copertura con specie autoctone le specie esotiche avrebbero comunque ricolonizzato l'area e sarebbe, diciamo, stata nuovamente invasa da queste specie. Quindi diciamo che con i nostri interventi si dà un input a meccanismi naturali affinché, aiutando la natura, questa possa in qualche modo ricostituirsi e riformare delle formazioni, diciamo, dal punto di vista ecologico più complesse e con maggiori funzioni ecosistemiche.